Appassionati di calcio femminile, un saluto dallo stadio Vittorio Pozzo, Alessandro La Marmora di Biella, da Andrea Di Staso. Benvenuti al secondo atto della prima semifinale dell'edizione 23-24 della Coppa Italia Femminile Freccia Rossa, Juventus contro Fiorentina. Ovviamente rappresenta un vantaggio significativo in vista del conseguimento della loro quarta finale consecutiva. Tutto pronto? C'è Vero Bochete sul punto di battuta! Traverso piena e poi Anogi! Che la spinge in rete da 0 metri, è avanti la Fiorentina dopo poco più di 3 minuti. Esecuzione fantastica di Bochete e Iannoggi ancora una volta a far male alla Juve dopo il precedente in campionato di fine gennaio, quando firmò una doppietta nel 2-2 finale. Parte come meglio non avrebbe potuto la squadra di Della Fuente, subito avanti a Biella. E si fa durissima per la Juve, che ora deve recuperare non uno ma ben due gol, proprio per evitare anche di prendere contropiedi come questo con Longo, che ancora suggerisce in profondità per Iannoggi, che evita per Omenyan e colpisce l'esterno della rete. Palla gol monumentale per il raddoppio della Fiorentina. Vero Bochete ha ricevuto da Furge. Su tracce c'è Caligaris, catena, si sposta il pallone, poi va il traversone e per Omenyan tira fuori una parata enorme. Rivediamo ancora l'ottimo lavoro, la sterzata per entrare sul tentativo di recupero di Girelli da parte di Catena, colpo di testa angolatissimo, parata super a mano aperta da parte di per Omenyan. Caligaris prova ad attaccare anche con i difensori. Riapertura per Cantore, che prende il fondo. È buono anche il cross! Come la girata di Girelli, che chiama Schroffenegger al primo intervento di giornata. Calcio d'angolo Juve. Primi segnali da parte di Bragonzi, che termina a terra. L'azione che prosegue con il recupero palla al limite da parte di Catena, che si butta dentro, viene agganciata da Boattin e c'è calcio di rigore per la Fiorentina. Non ha avuto dubbi Grasso, che ha indicato subito il dischetto. Altro possibile episodio svolta della partita. Sulla palla recuperata in maniera giudicata regolare e lecita dalla Viola, il cambio di passo da parte di Catena. La rincorsa di Bochete, minuto 23 di Juventus Fiorentina. Va Bochete, incrocia con il destro, non può nulla per Omenyan. La Fiorentina vola sul 2-0 all'esaurimento della prima metà di primo tempo. Si fa ancora più difficile per la Juve. Aveva battezzato l'angolo giusto per Omenyan, ma l'esecuzione splendida con il destro ad incrociare di Vero Bochete. Che stagione per la giocatrice spagnola. Juventus ancora impegnata con Caruso e Boattin a studiare come sfruttare al meglio questa palla inattiva. È Caruso che va a cercare il secondo palo! Deviazione di Girelli, si rinnova il duello e lo vince ancora Schroffenegger, molto più angolata di quella precedente, parata molto simile a quella di per Omenyan qualche istante fa. Ancora Schroffenegger e la rabbia di Cristiana Girelli. Juventus pericolosissima due volte consecutivamente. Jons Dottir, che però suggerisce male verso Severini. Allora ancora la galoppata da parte di Caruso, che apre per Bonansea, e altra occasione enorme per la Juventus. L'avanzata di Caruso, il tocco dentro di Bonansea e Girelli, che qui calcia troppo centralmente. Posizione di partenza regolare, si muove centralmente Iannoggi, Longo ne ha due addosso, Longo si ferma, va dentro con il tacco, Severini salva per Omenyan. L'occasione del potenziale 3-0 Viola, con la respinta a mani aperte di per Omenyan sul diagonale di Severini. Cantore, c'è spazio forse per un'ultima iniziativa, prova a farla filtrare. Una volta trova la chiusura di Agar, non è finita. Girelli, pallone illuminante per Bonansea. Bonansea! Ed eccolo! Il tocco di Bragonzi,
che riapre tutto allo scadere del secondo di recupero a 40 secondi. Asia Bragonzi, c'è ancora partita, c'è ancora la Juventus con il tocco sotto misura e il primo gol stagionale in maglia Juve di Asia Bragonzi. Una rete che era nell'aria per lo sforzo, se non altro a livello nervoso, non necessariamente qualitativo, che la Juventus stava producendo, ma rimane a disposizione del 10 che va in uno contro uno su Cantore. C'è Cal Cross, contrato e poi messo definitivamente fuori da Caruso. Furge con un altro cross, Iannucci sbuca alle spalle di tutte e firma un'altra doppietta Biella che rimette due gol tra la Juventus e la Fiorentina, è 3-1. Palla fantastica ma apparentemente più che leggibile quella di Furge. C'erano Salvai e Boattin che rimangono ferme attirate dal pallone, va con l'esterno del piede, non dà scampo per Omenyan e fa 3-1 per la Viola. Il gol di Ove e Pilgrim. Entra qui corre Lenzini, non disturbato nel suo gioco, dice la Fiorentina, bellissimo il cross per lo stacco di Girelli, si esalta ancora Schroffenegger, poi mette fuori il pallone. Stesso di perdere campo e dover tornare da Boattin, ancora Bierenstein, guarda dentro l'anticipo di Girelli che non prende la porta per centimetri, questa volta aveva staccato con ottima scelta di tempo precedendo per riaprire se non altro la partita, provare ad evitare una sconfitta anche solamente a livello morale, rischia di far creare problemi in vista della ripresa del campionato. Sbuca dal nulla Tomà all'altezza del secondo palo, esecutivo alla squadra giallorossa. Boattin intanto va dalla bandierina, colpo di testa di Girelli, si salva ancora Schroffenegger a negare per l'ennesima volta dopo tanti anni di attesa. E finisce qui la sfida di Biella, fischia tre volte Grasso, la Fiorentina bissa la vittoria di Viola Park, passa per 3-1 sul campo della Juventus ed è la prima finalista della Coppa Italia femminile Freccia Rossa.